We're always confident. We're always ready, and we'll go there and give our fans and audience, everybody, a good match. So that's what we can guarantee. I think for this season, surely we already improved, and people already see that we're playing better. Every season, our goal is playing better than before, and every season we'll try our best to win. So that's always, always our objective, and I have the trust in the team. They will continue to improve, and the team will give everything they can on the pitch. Thank you. Buonasera, siamo in diretta, soltanto brevemente, visto che il calendario di del prossimo anno racconta i sogni delle donne, facendo una declinazione calcistica, il sogno di Moratti per il 2019 qual è? Sulle donne no. In chiave calcistica, chiaramente. In chiave calcistica c'è un campionato femminile. No, beh, in chiave calcistica il sogno è sempre lo stesso, che l'Inter faccia il meglio possibile, che essendo realisti che arrivi almeno seconda. Ma comunque se è un sogno, spero anche in primo posto. Senta, siamo a poche ore dalla partita che probabilmente sente di più anche lei. Quali sensazioni ha? È ottimista? Steven Zhang diceva che è fiducioso. Sì, ma infatti la cosa giusta è dire così, perché la squadra c'è, la Juventus è molto forte, quindi qualsiasi risultato positivo, insomma, è una cosa molto importante per l'Inter, darebbe anche molto morale. Ecco, è frustrante affrontare una squadra, non solo venerdì, che però vince da così tanti anni e sembra quasi imbattibile. No, non è frustrante affrontare, è frustrante poi il risultato finale di ogni campionato. L'ultima cosa, diceva il suo amico Tronchetti Provera, che l'arrivo di Marotta dà un senso del progetto, cioè anche a lei dà questa sensazione, cioè il fatto che arrivi un dirigente che rafforza in maniera importante il club. Senza dubbio, è stata una mossa fatta molto bene e che credo sia molto utile al club. Grazie. L'ultima cosa, Lautaro Martinez, anche secondo lei dovrebbe giocare di più? Sì, ma sa, però insomma qui è l'allenatore che deve mettere in campo, quindi lui lo sa. Grazie. Buona serata, grazie.